Irritazione, bruciore, prurito, infiammazione e dolore durante i rapporti sessuali. Ecco i principali sintomi dell'atrofia vulvo-vaginale, un disturbo poco conosciuto e sottodiagnosticato, che insorge mediamente tra i 40 e i 50 anni e riguarda circa una donna su due in post-menopausa. Uno dei problemi che più colpiscono le donne dopo la menopausa è la secchezza vaginale. Ne soffre il 47% già solo 3 anni dopo la menopausa e 10 anni dopo il 73% dice ho una secchezza tremenda. Che l'atrofia vulvo-vaginale possa diventare facilmente un problema di coppia emerge anche da uno studio sulle conversazioni online, secondo cui la secchezza vaginale è un problema presente in quasi il 30% delle storie online analizzate. Allora, queste donne come vivono, queste donne che si confrontano online? Intanto la menopausa è problematica, non è traumatica, ma sicuramente è problematica. E il problema risiede tutto, potremmo sintetizzarlo, in uno scarto tra la continuità del ruolo sociale e l'irruzione del cambiamento corporeo. Infatti parlano esclusivamente degli aspetti corporei, prima legato alle vampate che sono il simbolo, ma tantissimo anche di sessualità, di secchezza vaginale, perché stiamo parlando di donne che hanno 50 anni e più, ma hanno ancora una vita sessuale molto attiva, spesso hanno nuovi partner. Il fatto di non poter avere una sessualità piena è qualcosa che crea grosso disagio. A settembre sarà disponibile in Italia un nuovo farmaco da assumere per bocca, la spemifene, il primo trattamento orale non estrogenico, indicato e approvato anche per le donne che hanno avuto un tumore al seno e hanno completato il ciclo di trattamento e per tutte le donne che non amano le terapie locali. In settembre avremo per la prima volta in Italia un farmaco di grandissimo interesse, si chiama osfemifene. Qual è il vantaggio dello sfemifene? Viene assunto per bocca, sulla mammella, quindi è protettivo, lo daremo ed è approvato per le donne che hanno completato le cure per il tumore alla mammella e che hanno problemi sessuali, tra l'altro di secchezza vaginale. Quindi lui ha 4 farmaci per l'erezione e il testosterone che l'aiuta e finalmente la donna potrà avere anche lei un farmaco che le dà un'ottima lubrificazione proteggendo la mammella.